Questi sono solo alcuni dei tantissimi filmati che riguardano il Knockout Game, un barbaro fenomeno nato negli Stati Uniti e importato recentemente in Italia, in cui delinquenti colpiscono con un pugno in pieno volto degli ignari sconosciuti, la cui unica colpa è passare in quel momento in quel determinato posto. Il timore è che il Knockout Game sia arrivato ad Acilia. La scorsa settimana, infatti, una donna è stata presa a pugni in piazza San Leonardo da Porto Maurizio. La vittima non conosceva il suo aggressore, un uomo con la barba e lo zaino, e stava semplicemente camminando per strada. Inoltre, non c'è stato alcun tentativo di rapina. Questo fenomeno si sta diffondendo anche ad Acilia, secondo lei? Ma io spero di no, perché le cose brutte, vabbè, sono sempre le prime che prendono strada, però io mi auguro di no, anche perché io ho una mamma qua di 84 anni che ancora va al bar, qui in piazza a prendersi il caffè con le amiche. Non oso immaginare cosa potrebbe succedere se un ragazzo potesse fare una cosa simile a lei. Pensa che sia un caso isolato? Sì, assolutamente sì. Pensate che possa riaccadere qui ad Acilia? Sì, può accadere, sì, perché comunque ultimamente è successo veramente di tutto. Quindi penso proprio di sì. C'è un problema di sicurezza? Sì. Anche se ultimamente, devo essere sincera, vedo un po' più carabinieri, comunque polizia. Prima ce n'era molto di meno, adesso c'è un po' più. Quindi sì, sotto questo aspetto, però giustamente sono quelli che sono, quindi non è che possono poi più di tanto giustamente intervenire, perché o si trovano lì al momento, però qui la sera veramente fa paura. Secondo lei aggredire una persona che non c'entra nulla, neanche per rapinarla, perché niente? comunque lo fanno a volte anche soltanto per il gusto, diciamo, di fare qualcosa di diverso, perché poi questo, perché poi qui ci sono parecchi, ecco, che bevono, fanno, cioè qui è specialmente la piazzetta più avanti. È una cosa incredibile. Spero che questo, cioè, non accada mai più perché, diciamo, è una cosa che non è una cosa fattibile, cioè che un uomo aggredisca una donna, soprattutto con un pugno in faccia. Sono rimasto un pochettino senza parole perché non mi aspettavo una reazione del genere. Qui a Cile non è successo mai finora, che so io. E non lo so per come è successo, se la donna ha provocato a lui e lui ha reagito. Comunque è successo qui davanti. Crede che non sia questo fenomeno? Non credo, almeno io qui. Violenza gratuita. La discussione ha reagito così, o ha bevuto, non si sa. Insomma, tutti pensano che si tratti di un caso isolato, più che di un vero e proprio fenomeno diffuso. Ma quelli che si sentono al sicuro sono pochi, anzi pochissimi. C'è anche chi non crede alla versione dell'aggressione gratuita e pensa che la vittima se la sia in qualche modo andata a cercare o abbia provocato il suo aggressore, come se picchiare una donna in mezzo alla strada nel 2019 fosse una cosa assolutamente giustificabile e lecita.